Amici, manca 2 minuti e mezzo alla fine del recupero, stiamo vincendo 2-1, appena segnato El Shaarawy in pieno recupero. Una partita bella, una gran bella partita, ora si prospettano 2 minuti di grande sofferenza. Una partita che ci ha visto dominare comunque il gioco, giocare bene, sia in tutte le fasi del campo. Ibrahimovic, una partita fatto veramente a reparto da solo, una partita sontuosissima, e appena uscito Ibrahimovic si è subito visto la differenza nel gioco, anche perché di lì a poco poi è uscito Theo Hernandez, è stato espulso per una ammonizione giusta, ma perché l'arbitro non ha visto un fallo sulla mediana di Krunic che ha sbagliato. Mamma mia, Tatarusano, che parata! 1:45 da giocare, è un assedio in questo momento. Roma 11 contro 10, in virtù dell'espulsione di Theo Hernandez, che salterà il derby con questa espulsione. Brutta, brutta notizia. Via, via, palla lunga. 1 minuto, poco più. Grande partita di Kier monumentale. Ha salvato delle palle, ha giocato, le ha prese tutte, veramente. Grande partita anche di Tatarusano, che è stato sicuro in ogni intervento. Non sono state parate magari difficilissime, ma ha dimostrato sempre molta sicurezza. Io, ragazzi, spero di riuscire a prendere questi 3 punti. Attenzione, mamma mia, come sta spingendo la Roma. Grande, ecco che sì, esce fuori. Prenditi sto fallo. Fallo, ok, ottimo. Manca 40 secondi. Se riusciamo a portarla a casa è una vittoria importantissima. Qui il Napoli ci ha pareggiato. Una bella partita, anche loro sofferta. La Roma sta dimostrando la sua qualità, ma non li abbiamo fatti giocare veramente stasera. Abbiamo preso la manovra, l'abbiamo impostata fin dall'inizio. Ricordiamo anche, oltre ai 2 gol... anche 2 gol annullati per veramente questione di centimetri, tra l'altro 2 gol bellissimi, uno di Leao che fa una giocata esagerata ma è stato annullato per fuorigioco prima di Ibrahimovic, e poi gol annullato a Ibra dopo un grande stop di petto e diagonale nell'angolino, cioè veramente devastante. A 40 anni questo ragazzo non riescono a tenerlo. Quanto manca? Ma veramente è finita. La partita è già finita da alcuni secondi, dovrebbe essere finita, ma l'arbitro non fischia. Sembra che ci sia altri 4 secondi di partita. Fallo netto, e quindi qui finirà la partita. Quindi, amici, grande entusiasmo per questa vittoria, perché non era assolutamente facile, una squadra delle più rognose veramente, però noi con questa vittoria abbiamo vinto contro l'Atalanta, contro la Lazio, contro la Roma. Ora ci manca il derby, che affronteremo con una bella carica, senza dubbio, ma anche senza Theo Hernandez. Però, ragazzi, ce l'andremo a giocare e vedremo un po' cosa faremo. Sono contento perché era difficile. Io sapevo che questa partita non era facile portarla a fondo, ci si è fatta, un po' di ammoniti, veramente anche per gli esteti del calcio che si lamentavano delle ultime 2 partite, siamo tornati ai nostri livelli, grandi manovre e grande dominio del gioco, è andata bene, ce la siamo meritata veramente. Ragazzi, siamo sempre lassù, tutte vinte eccetto un pareggio, stesso trend del Napoli. Ora noi rispetto al Napoli abbiamo qualche sconto diretto in più, però noi e la squadra quarta europea stiamo veramente dichiarando chi comanda quest'anno nella Serie A. 2 squadre sole al comando che sembra veramente che abbiano poche rivali, vediamo, veramente avvincente. Possiamo andare a letto tranquilli anche stasera, si è fatta una grande vittoria, forza Milan, e ci sentiamo domani.